Nei giorni scorsi la Lega Nazionale Pallacanestro, che gestisce campionati di A2 e B, ha reso noto anche i gironi e la formula di svolgimento della Supercoppa Centenario 2020 del terzo torneo nazionale. Per quanto ci riguarda, l'Etrusca San Miniato, che TVL segue puntualmente da diversi anni, è stata inserita nel girone I con Cecina, Piombino e Livorno. La fase di qualificazione inizierà l'11 di ottobre. Le prime di ogni raggruppamento accederanno agli ottavi di finale ad eliminazione diretta, gara in programma il 1 di novembre. Le Final Eight si svolgeranno dal 6 all'8 novembre in un luogo ancora da definire. In totale il primo step prevede la partecipazione di tutte e 64 le squadre iscritte alla B, divise in 16 gironi di 4 formazioni ciascuno. Nell'occasione è stata fatta particolarmente attenzione alle distanze geografiche, che saranno minime per venire incontro alle esigenze economiche delle società. A questo proposito va aggiunto che le altre toscane in lizza, Firenze, Chiusi ed Empoli, sono state inserite nel girone L, anche se qualcuno di loro dovrà fare i conti, anche chilometrici, con la marchigiana Fabriano, che completa il raggruppamento. Purtroppo nelle liste non troviamo, come noto, i nomi eccellenti di Montecatini e Lucca, perché entrambe hanno chiesto da tempo il riposizionamento in Serie C Gold. Va ricordato infine che la Supercoppa del Centenario di Serie B è organizzata dalla stessa LNP, la Lega Nazionale Pallacanestro, in collaborazione con il settore agonistico della Federbasket.